Buongiorno ragazzi, allora, stamattina mi sono alzata presto perché devo andare a consegnare il motorino e soprattutto gli devo fare il pieno perché ce l'ho in riserva pesante, cioè ieri ho detto vabbè dai lo faccio domani, però è proprio in riserva ragazzi. Comunque, stanotte è venuto giù il diluvio universale. Per la mia gioia, le giornate di oggi, ho controllato il meteo, non saranno il massimo, anzi, anche dove andrò stamattina, lì a Koh Phangan, non danno proprio un meteo bellissimo, però non è pioggia tutto il giorno, danno un po' di pioggerella, un po' di nuvolo, certo non è proprio il meteo ideale per andare sull'isolotto a prendere il sole, però a me non me ne frega. Nel senso che comunque ce la facciamo andare bene, comunque sono in un posto della Madonna, non mi interessa. Avrei preferito un po' di sole, infatti stavo guardando un po' il meteo generale in Thailandia e perché ho anche pensato, piuttosto se proprio vedo che il meteo non è l'ideale, vado a Phuket, ma in realtà Phuket è ancora peggio. È come se più vado in giù e peggio è. E quindi ho detto, vabbè, niente. In realtà c'è un sole della Madonna a Chiang Mai, che comunque è una cosa che se riesco vorrei fare. Chiang Mai è il nord. Io ho segnato un percorso che mi piacerebbe fare, ma è da valutare sempre se ci sarà il tempo e se avrò voglia di farlo. Ce l'ho nelle mappe perché comunque è una tappa che potrei fare. Sicuramente ora andiamo a Koh Phangan, poi si vedrà. Anche perché ho prenotato un alloggio troppo carino e non potevo perdermelo. È vero che ho pagato poco, quindi potevo anche dire vabbè, mollo e vado da un'altra parte. Però ho già pagato anche il traghetto, è un peccato, è un peccato. Quindi andare vado. E poi si vedrà. Nel frattempo finisco di sistemarmi le mie robe, capisco di non dimenticarmi niente e riprendiamo tutto e vi aggiorno più tardi. Ragazzi, consegnato il motorino, sta arrivando il mototaxi che mi porta dove devo prendere l'autobus, che comunque non so quanto, ma secondo me un 20 minuti, mezz'oretta ce la mettiamo. Check-in l'ho fatto. Abbiamo la partenza tra 40 minuti e naturalmente chi c'ho qua sempre con me, vi faccio vedere. Lui, tutti qua state. Cosa c'è? Saluta. Ciao. Vengono tutti da me, vengono. Ma io li voglio tantissimo perché sanno che mi manca la Zoe. E so che mi state tutti che mi chiedete su YouTube, ma la Zoe, ragazzi, la Zoe sta da Dio. C'è la babysitter che la coccola da morire, ma soprattutto mi riempie di foto, di video, perché lei ha un'altra cagnolina e sono diventate molto amiche. Anzi, la Zoe è strano, perché figurati con le femmine, non ci gioca mai. Invece con questa qui, vabbè che vivendo in casa insieme. Allora, se è una sbarcata si schiatta e allora qui non ci sono i mototaxi, zero. E poi comunque se voglio girare l'isola mi serve il motorino. Allora, il problema è che qua come deposito chiedono o 7.000 baht, che comunque sono tanti, oppure gli devi lasciare il passaporto, ma io non glielo voglio lasciare il passaporto. Cioè, mi sembra un po' too much lasciarmi il mio passaporto qua, poi il check-in in hotel come lo faccio? No, non credo che ci devo pensare. Ragazzi, vi faccio vedere. Allora, chiudiamo prima che mi entrano animali. Il mio terrazzino qui con l'amaca. Molto carino. Oh, abbiamo anche l'asciugacapelli qui, quindi finalmente mi farò lo shampoo, finalmente. E poi qua abbiamo un bagno con tutto doccia compreso, però perfetto, direi. Lui affitta i motorini, quindi zero deposito, zero passaporto, perché è già tutto fatto tramite l'albergo, perché io l'affitterei oggi, domani e io lo ridarei domani mattina. Dopo domani mattina, a meno che non decida di restare addirittura un giorno in più qua. Poi la spiaggia è qui, gli asciugamani te le danno loro, quindi in realtà è molto comodo. Qui non c'è l'aria condizionata, c'è il ventilatore. In questo momento però mi manca un pochino l'aria condizionata, quasi mi ero abituata.
perché vorrei aprire la porta, ma con la porta aperta qua secondo me gli animali proprio entrano tutti. Comunque ragazzi, fatemi fare una roba generale, mi metto il costume e poi scendo in spiaggia e vi aggiorno dopo. Cioè io adesso scendo, mi prendo proprio il motorino. Anzi no, ragazzi, non lo so manco io perché ho fame, quindi adesso scendo, mi mangio una roba, vado a vedere la spiaggia com'è. Però sapete che sono molto indecisa se fare un giorno in più qua. Allora, ragazzi, ho preso una decisione. E oggi sto così, almeno per ora. Poi valuto se magari a piedi posso arrivare da qualche parte. Il motorino lo prenoto domani perché domani mattina vado dagli elefanti e gli do andare da mangiare la pappa e mi faccio un giro con loro. E poi, però, avendo il motorino, passerò la giornata in giro. Poi valutiamo. Perché dato che comunque Koh Phangan non è piccolissima, i posti che vorrei vedere non sono pochi, vorrei fare un bel giro dell'isola, quindi non lo so, probabilmente se proprio il tempo non arrivano qualche diluvio, robe così, potrei stare una notte in più. Cioè, devo ancora chiedere al tipo, però questa è la mia decisione, quindi costume vi porto in spiaggia. Wow. E che fai, non ci buttiamo? Però devo eliminare qualcosina, mi sa, prima. Che carino fa questo posto. No, ma io resto qua tutta la vita. Non me ne voglio andare mai più. Non lo so se me ne vado, ragazzi, Cioè, comunque pad thai con chicken. Una specialità. Ragazzi, le vedete queste due noci di cocco? Ok, sono appena appena cadute da questa palma. Ok, io allora qui le vedo ancora tutte verdi, quindi in teoria non mi dovrebbe arrivare niente sulla testa, perché sennò quella noce di cocco se cade è pericolosa. Comunque, mamma, all'improvviso cadute. Ragazzi, andiamo a passeggiare un po' perché poco lontano da qua, tipo una mezz'oretta di camminata, c'è un punto con le scimmie. Ormai lo sapete che io inseguo tutti gli animali della Thailandia. Comunque, le scimmiette, andiamo a vedere questi qua di Koh Phangan se sono simpatiche oppure no. Mamma mia, ragazzi, non pensavo fosse così in salita. Cioè, non so se rende dal video, ma sono in pendenza così. Oh. Vabbè, non mi alleno da un po', quindi almeno facciamo qualcosa. Mamma, è tosta, Vi faccio vedere da qua. Comunque passa gente che è stranita dal fatto che io stia camminando a piedi, anche perché salite e discese, ragazzi, è bella tosta, però a me mi piace camminare, però la gente stranita si ferma e mi chiede: vuoi un passaggio? Vuoi essere aiutata? Forse pensano che sono rimasta a piedi. Sono carini e gentili, però in realtà è bella tosta, ma mi piace camminare qui. Guardate un'altra bella salita. Ce l'abbiamo. Però guardate che posto. Cioè, siamo nella giungla. E tu? Ma quanto siete carini, mamma mia, mamma mia! Cosa direbbe la Zoe? Cosa? Ragazzi, più di cani in giro, ci sono galli, ma ve lo giuro, ovunque. Cioè, è la patria dei galli. Altro che cani. Cioè, i cani randagi ci sono, ma mai quanto galli. Eccole qua, vediamo se sono simpatiche o no loro, eh? Ciao! Non sei cattiva tu? Ah.
Cosa c'è? Ah. Mi vuoi attaccare? Cos'è quella bocca aperta che ha? No, mi attaccano, va bene, me ne vado. Stanno arrivando. Mi sa che è il momento che me ne vado. Sta venendo anche a piovere poi in realtà. Sta arrivando, guardate lei che scende da lì, che dà rinforzi, quest'altra pure scesa. Meglio che le guardo da lontano. Non mi fido di voi. Ma poi con quella... Le avete visti con quella bocca aperta? A mo' di minaccio, perché queste non ringhiavano, facevano solo... Mi davano tipo l'avvertimento, apro la bocca e te ne vai. Sta venendo a piovere comunque, mi devo ritirare. Ok ragazzi, la pioggia è arrivata. Però devo dire la verità, si sta da Dio. Quelli erano in tre, comunque in Thailandia Mood Napoli sono tutti in tre in motorino, tutti. Cioè, Mood normale andare in tre, poi qualcuno in quattro, però diciamo che in quattro è già più raro, ma in tre è la normalità. Chi non ha il casco ha il cappuccio. Alcuni vanno in giro con il caschetto, quelli gialli che fanno i lavori, per esempio, giusto perché devono tenersi coperti sia i capelli che la faccia, tipo si mettono il passamontagna, ma non hanno il casco per avere il casco, No. Uno è lì e uno a fianco. Però questo posto, wow! Credo che sia più un locale che una casa in realtà. Ed è occupata da loro. Non so perché è così strano che io cammini a piedi. Perché ve lo giuro, si fermano tutti che mi vogliono dare un passaggio. Tutti! Non so perché, perché forse la gente qua non cammina a piedi. Eccoci a casa. Ragazzi, ho dovuto comprare in maniera urgente lo spray antizanzare perché stavo morendo. Vi faccio vedere una roba. Mai visto uno spray così piccolo. Mai. Voglio vedere proprio quanto mi dura. Beh, direi che questa è un'ottima postazione lavoro. Cioè, meglio di così, dove la trovi? Ha smesso anche di piovere. Mamma raga. Eccomi qui ragazzi, allora sono venuti in reception perché volevo prenotare lo scooter per domani, però il tipo mi ha detto che lo posso prenotare direttamente domani e quindi ho deciso di mangiare qua, però dato che ho mangiato il pad thai tardissimo, sarà stato tipo le 3:30-4, mi sono presa una roba diversa perché ancora non ho assaggiato le insalate che fanno loro. Io ho preso la papaya salad con i gamberi, che secondo me non è niente male. Allora, il posto sulla spiaggia, ragazzi, fa paura, buonissimo. Qui lo mettiamo alla prova. I prezzi un po' più alti, ma ci sta. E vediamo se è buono come quello sulla spiaggia, perché se no mi trasferisco a mangiare da quell'altro, devo dire la verità. Wow, sembra molto interessante. Oh ragazzi, è arrivato il momento di fare la nanna. Oggi è stata anche oggi una bella giornata impegnativa. Domani ancora di più perché ho deciso che, finito il tour degli elefanti, mi faccio tutto il giro dell'isola o comunque quello che riuscirò a fare. Anche perché ho scelto una spiaggia dove fare snorkeling. Spero solo di trovare un posto dove comprarmi la maschera, perché me la sono scordata. Spero di trovarlo perché se no non so come andare sott'acqua. Comunque, ragazzi, ci vediamo domani per un'altra super super giornata. Ciao!